Questo rumore non si sentiva da tanto tempo. Il rumore dell'acqua al laghetto dei giardini pubblici della stazione. Oggi è il 4 ottobre 2019. Professore. Abbiamo questo spettacolo nuovamente fruibile dalla cittadinanza, un laghetto in piena efficienza, ancora pulito, e speriamo che si faccia manutenzione o comunque qualcuno la faccia. La funzionalità c'è tutta, la cascatella ha ripreso il suo ruolo sia in questa parte bassa ma anche là sotto il ponticello. Il ripristino dell'acqua funziona perché lì abbiamo il getto che ripristina i livelli. A questo punto è tutto pronto affinché possa ritornare un luogo ameno, un luogo sì, che possa accogliere anche pesciolini che non hanno tanto bisogno di per vivere, si adattano, trovano anche cibo all'interno del meccanismo, del metabolismo dell'acqua e del e di questo laghetto. Questa nota positiva, francamente Luigi, mi porta indietro di oltre i 20 anni, quando questi giardini erano frequentati dalle mie bambine, e questo laghetto era un motivo per distrarre anche i bambini, per far conoscere un po' di natura. C'erano i cigni così belli, così fieri, dei pesciolini, dei pesci, e i bambini si divertivano anche a porgere un filo in d'erba cibo a questi animali che erano stati ospiti di questo laghetto. Certo. Ora tutto sembra ritornato come prima. Vogliamo sperare che questa cosa continui a essere ben tenuta, ben curata, e che possa rappresentare ancora per le giovani generazioni un punto di riferimento. Benissimo. A questo punto facciamo i complimenti a chi è al comune, indubbiamente, ma chi anche materialmente si è adoperato per ripristinare la funzionalità. Una promessa mantenuta, ci è voluto del tempo ma siamo contenti, speriamo che vada tutto bene. Va bene. Arrivederci, svegliati. Arrivederci.